Punto 4. Procedimento unico, articolo 53, legge regionale 24.017, ditta Bertoletti Legnani. Ampliamento di attività produttive esistenti in variante PSC e RUE. In variante al PTCP e al CTPR, assenso al Consiglio Comunale, modifica PSC e RUE. Ai sensi dell'articolo 53,5 della legge regionale 24.017. Allora, visto che è già stato tutto quanto esposto ampiamente in commissione urbanistica, io direi di fare come abbiamo fatto lo scorso consiglio per i punti dell'urbanistica. Se avete domande, il geometra Corradini è presente e può rispondere, altrimenti andrei direttamente al voto. Domande, o vi chiedo magari dichiarazioni di voto, se qualcuno vuole fare dichiarazioni di voto, e poi andiamo al voto se non ci sono domande. Io vorrei fare tutte e due le cose assieme. Breve domanda al nostro geometra Daniele Corradini. Vorrei sapere quanto tempo è rimasto impegnato su questa pratica, lodevolmente impegnato, l'abbiamo già detto, per poter far sì che il poco, diciamo così, a poter fare alcuni interventi da parte della ditta Bertoletti fosse tolto prima dalla regione, poi c'è stata l'approvazione della provincia e c'è stata anche la nostra approvazione in commissione urbanistica. Noi ci siamo astenuti, però, come saprà bene il sindaco, l'astensione da parte dell'opposizione equivale spesso a un'approvazione. E l'altra cosa, niente, confermavo come dichiarazione di voto l'astensione, è un'astensione in senso favorevole comunque. E volevo che rimanesse agli atti questo. Se il geometra Corradini mi può brevemente rispondere sul tipo di intervento che ha fatto per poter sbloccare questa pratica. Grazie. Buonasera. Non so se ho capito bene la domanda, comunque è un percorso che abbiamo individuato con la provincia già la primavera dell'anno passato, per cercare di individuare quale fosse il percorso più veloce, tra virgolette, per poter portare a compimento questa operazione, che vede la sua complessità nel fatto che va a modificare quattro strumenti urbanistici, due di livello comunale, uno di livello provinciale ed uno di livello regionale. Perché andando a modificare la carta del dissesto, faccio una rapidissima premessa per capire di cosa stiamo parlando, perché altrimenti magari non si capisce. Si tratta di una ditta insediata in un ambito produttivo che ha manifestato la necessità di espandersi e c'è una disposizione normativa, in particolare l'articolo 53 della legge regionale 24-2017. Era già una norma introdotta anche nella precedente legge urbanistica che favorisce, cioè nata con lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività produttive, che prevede un procedimento speciale, un procedimento unico con il quale, con l'approvazione di un progetto di ampliamento di un'attività insediata, si può fare automaticamente variante agli strumenti urbanistici. È un procedimento che si svolge con una conferenza di servizi dove confluiscono tutti gli enti coinvolti, e che prevede però l'espressione dell'assenso degli organi consiliari degli enti titolari degli strumenti che si vanno a modificare. Ed è questo, diciamo, che va a deliberare stasera il Consiglio Comunale, cioè esprime il nulla osta rispetto alla modifica del PSC e della RUE, mentre il Consiglio Provinciale ha già espresso il parere favorevole alla modifica del PTCP e l'Assemblea Legislativa della Regione ci hanno comunicato oggi che hanno già messo in ordine del giorno la delibera, andrà ad esprimersi sulla modifica al PTCP. È stato un percorso abbastanza complesso anche da costruire in termini di elaborati con i tecnici della ditta, perché è sia un progetto edilizio che un intervento urbanistico, quindi prevede tutta una serie di elaborati che servono appunto per modificare gli strumenti urbanistici, oltre ovviamente ad una
estremamente approfondite indagini geologiche che si è svolta nel corso di diversi anni con misurazioni in chilometriche eccetera, che ha portato a dimostrare l'assenza di movimento in quella che era individuata una frana attiva, che infatti viene declassata in frana quiescente. Quindi sostanzialmente a breve, probabilmente entro metà luglio, riusciremo a chiudere la conferenza di servizi e quindi ad autorizzare la ditta a fare l'intervento che ha richiesto, che è sostanzialmente un magazzino all'aperto, un piazzale, e la realizzazione di circa 480 metri quadrati di superficie coperta con dei canti lever dove immagazzinare il legname, una ditta che commercializza legname. E quindi potrà, con, diciamo, con questo provvedimento sarà autorizzata a fare l'intervento e automaticamente modificherà gli strumenti urbanistici. Mi chiedo scusa se mi sono dilungato, ma almeno ho inquadrato un po', diciamo, il discorso. No, no, ma questa spiegazione meritava essere fatta, perché anche per mettere in evidenza il suo ruolo attivo, cioè non sempre gli uffici sono passivi e fanno fare tutto il lavoro ai cittadini, ma in questo caso si è collaborato positivamente e io sono favorevole a questo tipo di collaborazione, quindi un bravo al nostro Daniele Corradini, ci sta tutto, almeno da parte nostra. Grazie, ma è il nostro lavoro, insomma. Si cambia dalla campagna elettorale a gestire una minoranza che in comune una volta eletti, quindi mi fa piacere anche a me che ringrazi Corradini, perché ha fatto un lavoro importante, un lavoro assieme agli altri livelli provinciale e regionale, perché hanno fatto davvero un lavoro importante e fin da subito hanno capito quello che era la problematica e ci hanno lavorato sopra. Quindi su questo non ho capito l'astensione favorevole, ma puoi anche votare a favore eventualmente, ma l'astensione favorevole va bene lo stesso, la partecipazione di voto va bene. Okay, quindi passiamo al voto. Altro vuol fare dichiarazione di voto eventualmente. Ha chiesto Giorgio Castelli. Allora, io proprio non mi astengo, ma io voto a favore, perché mi sono consultato anche con della gente che ne capisce più di me e tutti quanti siamo favorevoli ad appoggiare delle ditte che lavorano e operano qui. Io sono d'accordo con Davoli, fare i complimenti al geometra che ha lavorato veramente ottimamente, così come li farei anche alla dottoressa Cantini, non solo. Cioè, chi lavora nel comune per me sono tutti bravissimi e non ce n'è solo uno, ma ci sono tutti. Ripeto che per tutte le ditte che operano in montagna, quando hanno bisogno, per me, se è possibile, dobbiamo cercare di aiutarli e di fare di più di quello che è possibile. Fare molto di più, perché altrimenti la montagna va a finire e vediamo anche come siamo messi. Il mio è un voto favorevole. Grazie. Bene, qualcun altro? O metto i voti? Andiamo ai voti? Ok, quindi metto in approvazione. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Astenuti? Vedo Davoli e Pigoni. Ok, due. Favorevoli e gli altri. Ok. La immediata esecutività. Arrivo. Immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Unanimità. Benissimo, grazie. Arrivo. All'altro punto. Modifica del regolamento mercato del contadino, istituito in via sperimentale.